questo congresso il tumore del polmone ha rappresentato e rappresenta probabilmente l'argomento di maggior interesse dal punto di vista scientifico per il numero di presentazioni che sono state effettuate e per i farmaci che vengono presentati costantemente. Questo riflette una tendenza che negli ultimi anni è andata sempre crescendo, perché il tumore del polmone è stato sempre il centro dell'interesse dei ricercatori e dell'opinione pubblica, in quanto rappresenta la prima causa di morte al mondo per cancro. E perché la sopravvivenza a 5 anni del tumore del polmone, considerando anche gli stadi iniziali operabili, non è mai andata per decenni oltre il 16%. Quindi su 100 pazienti, anche considerando i primi stadi, a 5 anni ne erano vivi 15-16. Questo è cambiato, ha cominciato a cambiare nel nostro secolo, dal 2010 in poi, dal momento in cui ci siamo accorti che, grazie alle scoperte della diagnostica della biologia molecolare, che il tumore del polmone, soprattutto l'adenocarcinoma polmonare, non è un'unica malattia, ma è rappresentato da almeno 15 o 20 malattie diverse, ognuna delle quali è caratterizzata da una particolare modificazione molecolare genetica che nello stesso tempo rappresenta la causa dello sviluppo del tumore e diventa il bersaglio di farmaci e di trattamenti personalizzati perché mirati alla alterazione molecolare che è la causa della malattia. In questo senso si differenzia totalmente dalla chemioterapia, che era un trattamento che invece era indiscriminato e cercava di colpire tutte le cellule in maniera indeterminata e poco efficace proprio per questa indefinita modalità d'azione. Da quando sono state scoperte le mutazioni genetiche e le alterazioni come fusioni geniche che sono la base di un numero importante di adenocarcinomi polmonari, oggi più del 50% degli adenocarcinomi polmonari possono essere caratterizzati da un punto di vista molecolare, su queste alterazioni si sono sviluppati dei farmaci che hanno nel tempo consentito un miglioramento della sopravvivenza, tant'è che dei dati pubblicati sul New England Journal of Medicine dal registro tumori americano hanno documentato come dal 2013 in poi vi sia un miglioramento costante per riduzione della mortalità del 6% all'anno sia nel sesso maschile che nel sesso femminile. E questo è stato legato fondamentalmente alla scoperta di queste terapie personalizzate che hanno una efficacia importante nella fase avanzata di malattia, ma possono influire in maniera più significativa e più importante migliorando la sopravvivenza degli stadi iniziali, perché è il gruppo degli stadi iniziali del tumore del polmone quello in cui noi dobbiamo concentrare i nostri sforzi per ottenere un prolungamento della sopravvivenza. Quindi in questo momento la ricerca si muove su tutti i fronti, quindi sulla terapia della fase avanzata, ma anche sulla terapia della fase precauzionale, della fase iniziale, cercando di migliorare i risultati che si ottengono con la chirurgia negli stadi precoci di malattia. La terapia precauzionale dopo la chirurgia negli stadi iniziali di malattia è stata rappresentata per decenni dalla chemioterapia, che però aveva un vantaggio molto modesto in termini di sopravvivenza, perché dopo 4 cicli di chemioterapia basata sul cisplatino, la sopravvivenza a 5 anni rispetto a chi non faceva la chemioterapia ma solo il controllo dopo la chirurgia offriva un beneficio massimo del 5, tra il 4 e il 5%, che era statisticamente significativo ma rappresentava un piccolissimo guadagno in termini di sopravvivenza. La questione può cambiare se considerazione della terapia precauzionale post-chirurgica noi facciamo entrare i dati legati non alla malattia in senso generale, ma se consideriamo la sopravvivenza di popolazioni di adenocarcinoma polmonare
caratterizzate da specifiche mutazioni molecolari. E se impieghiamo in queste condizioni, in terapia precauzionale, i farmaci che si sono dimostrati attivi nella malattia avanzata. In questo congresso un dato di grande interesse è stato presentato ieri dal professor Ben Solomon del McCallum Cancer Center di Melbourne, valutando l'effetto di un farmaco importante per la terapia dei tumori del polmone, degli adenocarcinomi polmonari che hanno la traslocazione di ALK, farmaco che si chiama alectinib e che è stato impiegato a lungo e per molti anni ed è il trattamento standard della malattia ALK riarrangiata nella fase avanzata. Il professor Salomon ha presentato gli studi, i risultati di uno studio in cui questo farmaco è stato impiegato dopo la chirurgia nei pazienti che presentassero la traslocazione di ALK. Tutto questo rispetto a un controllo che faceva la chemioterapia, che è il braccio standard di riferimento. Il disegno di questo studio è stato un disegno originale ed anche coraggioso, perché nel gruppo che ha fatto soltanto la alectinib non si faceva la chemioterapia, quindi era un confronto diretto tra il farmaco a bersaglio molecolare alectinib e la chemioterapia, che era il trattamento standard. L'obiettivo dello studio, come tutti gli studi di terapia adiuvante, era valutare l'efficacia del farmaco sulla sopravvivenza libera da ripresa di malattia. E questo dato ha portato all'analisi presentata ieri un dato di grandissimo significato, perché la riduzione del rischio di progressione di malattia è superiore al 70%, si aggira tra il 70 e l'80%. E il fatto che questo beneficio sia stato ottenuto con un trattamento che prescinde dalla chemioterapia, quindi non espone più alla chemioterapia, e consiste in un farmaco che si dà per bocca nella durata di 2 anni, rappresenta un grandissimo vantaggio. È un dato che in medicina si vede raramente, cioè una differenza tra due trattamenti dell'ordine del 70% è un dato che colpisce in maniera estremamente favorevole. Un dato del genere può rappresentare una modifica della storia naturale della malattia, cioè può significare che il farmaco dato dopo la chirurgia può indurre effettivamente un cambiamento di quello che è l'evoluzione naturale della malattia. Il dato è di grande importanza perché nella malattia ALK traslocata esiste una modalità di progressione che riguarda il sistema nervoso centrale, cioè c'è un'alta frequenza di metastasi cerebrali che la chemioterapia non è in grado di controllare in maniera significativa, mentre l'alectinib, come tutti gli inibitori di tirosina chinasi di ultima generazione, è in grado di rappresentare una protezione effettiva nei confronti della storia naturale del tumore del polmone, perché riduce la frequenza della comparsa di metastasi cerebrali, cioè è in grado di controllare la malattia in quella che è la sede più frequente, più pericolosa di diffusione di malattia, cosa che costituisce certamente una caratteristica peculiare dell'adenocarcinoma al traslocato. Quindi lo studio presentato ieri rappresenta un dato di grande importanza, perché potrà contribuire a quel miglioramento della sopravvivenza di cui parlavo prima. Il dato si inserisce in tutta un'altra serie di medicine personalizzate che si stanno realizzando, perché noi abbiamo parlato di un bersaglio, ma ce ne sono altri 15-20 che possono essere oggetto di terapie specifiche personalizzate, e a questo si deve aggiungere anche la possibilità che nei tumori che non presentano queste alterazioni molecolari, e con un termine che viene preso dall'inglese vengono detti non oncogene addicted, e che si aggirano intorno al 50% di tutti i tumori del polmone, un effetto importante lo possano avere sulla sopravvivenza
le nuove terapie basate sulla immunoterapia, che ha rivoluzionato il campo del trattamento del tumore del polmone dal 2013 in poi, da quando cioè sono stati introdotti gli immunocheckpoint inibitori, cioè quei farmaci che hanno determinato la possibilità di riattivare il controllo del sistema immune sulla crescita tumorale. La storia dell'immunoterapia dei tumori è antica, perché già nel 1974, quando io stavo negli Stati Uniti, 1974, lavoravo nel laboratorio di immunochemioterapia. Cercavamo allora di capire quali fossero i motivi per cui il sistema immune non controllasse i tumori. Ci sono voluti molti anni, ma alla fine Jim Allison ha avuto il premio Nobel qualche anno fa e Steven Rosenberg lo ha avuto quest'anno per i loro studi sull'immunoterapia dei tumori. Loro hanno scoperto che l'espressione di una proteina sulle cellule tumorali, il PD-L1, è un'equivalente proteina presente sui linfociti del sistema immune che dovrebbero attaccare le cellule tumorali, il PD-1, inducono un ponte che è in grado di inattivare il linfocita citotossico del sistema immune, facendo saltare questo ponte in una percentuale di pazienti che intorno al 18%-20% si ottengono sopravvivenze a 5 anni nella malattia avanzata. Di recente questi farmaci, in particolare l'atezolizumab e il pembrolizumab, sono stati impiegati su larga scala in studi di terapia adiuvante, inducendo un miglioramento della sopravvivenza libera da malattia, soprattutto la l'atezolizumab, per cui il farmaco è stato registrato ed è possibile oggi impiegarlo in terapia precauzionale dopo la chirurgia e la chemioterapia nelle persone che esprimano il PD-L1 al di sopra del 50% nelle loro cellule tumorali. La combinazione di questi fattori, immunoterapia, terapia a bersaglio molecolare, ovviamente non insieme, ma su gruppi specifici di ammalati che hanno delle caratteristiche per cui noi possiamo personalizzare il trattamento, impiegando i trattamenti a bersaglio molecolare laddove siano presenti delle specifiche alterazioni genetiche molecolari, oppure l'immunoterapia laddove il PD-L1 sia espresso sopra il 50%. L'impiego di questa medicina così personalizzata potrà portare, nelle nostre previsioni e nelle nostre valutazioni, a una riduzione importante del tumore del polmone, per cui noi pensiamo che tra qualche anno la sopravvivenza a 5 anni possa arrivare al 30% dei casi, quindi raddoppiandola rispetto a quella che era la sopravvivenza agli inizi di questo secolo.